Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con WWE Super Carazzoli. Questa sera Wild Wednesday ragazzi, ma c'è di più ragazzi, perché ormai come sapete scorsa settimana è uscito il nuovo tier Royal Rumble 21 e ci sono tante altre novità in corso del gioco veramente. Intanto andiamo a vedere in live ora. Abbiamo ovviamente la missione di Dominic che per il momento la sto un po' tralasciando, ma comunque poi vediamo un po' se riusciamo a fare qualche cosa. Missione simile in tutto e per tutto alla missione di Re Mysterio che c'era la mese scorso, quindi comunque tutto sommato se riusciremo a completare qualcosa tanto meglio. Poi abbiamo anche un pacchetto gratuito nello store disponibile fino al 3 febbraio. Pacchetto disponibile fino al 3 febbraio, dove all'interno troviamo 1000 super gettoni, 25 carte estrazioni, un retro carta Royal Rumble e una carta Royal Rumble dell'anno scorso di Re Mysterio, quindi Royal Rumble 20. E vabbè, tutto sommato comunque sono 1000 super gettoni, fanno comodo, no? Io potrei addirittura comprarmi il secondo Steamboat, ma non lo faccio. Ormai aspettiamo le nuove ricompense di febbraio, no? Comunque un'altra cosa molto figa è questo qua. A partire da oggi, ovvero da ieri, da quando sto recitando questo video, a partire da oggi 26 gennaio i giocatori possono ricevere scelte doppie e super gettoni nella modalità Royal Rumble. Quindi questa settimana che abbiamo Royal Rumble maschile, giochiamola per tre ragioni. Primo, se abbiamo magari anche dei wrestler da allenare, quindi wrestler maschi da allenare per portarli a livello, poi magari possiamo inserirli nel deck. Faccio vedere anche dopo una specie di deck ideale per allenare appunto queste carte per chiunque cominci adesso a giocare a questo gioco. Scelte doppie, quindi con 24 scelte hai quasi la garanzia, cioè garantito il ripristino della draft board, e questo è un vantaggio perché da oggi tutti, e dico tutti i tier, anche quelli più scarsi, potranno ricevere un reset card in draft board del livello Royal Rumble 21. E non come di solito succede, tipo livello maggiore e anche livello inferiore, ma qui tutti possono farlo. Tutti possono ricevere una carta Royal Rumble 21 della draft board come reset card. Quindi ragazzi, indipendentemente dal livello proprio, e termina questo anche questo il 2 di febbraio. Ragazzoli, che dire, giochiamoci questa Royal Rumble e vediamo un po' di riuscire a portarci a casa più carte possibili in draft board per ottenere appunto la carta WrestleMania, la carta Royal Rumble 21. Questo è il deck ragazzi, questo è il deck. Io utilizzo tutte quante carte scarse, gotiche in questo modo, con due, massimo tre carte wrestler da allenare, quindi quelle potenti, già potenziate e livellate. E per il momento è un deck che funziona abbastanza bene. Più, comunque, terzo motivo per giocarlo è perché dà anche il 100% di valuta aggiuntiva in super gettoni. Quindi ragazzi, questa settimana Royal Rumble giochiamolo assolutamente. Ragazzi, che altro c'è da dire? Evento John Cena, Road to Glory. La scorsa settimana con il Giant Unleashed ho ottenuto la carta Sciame. Però poi è andato bene anche i pacchetti, quelli mi hanno dato un fondo all'evento, dove all'interno ho trovato praticamente quasi carte, ho trovato una sciame e anche qualche carta biomeccanica, quindi comunque tutto sommato non è andato troppo male. Road to Glory, andiamo un po' a sbirciare cosa c'è oltre al John Cena ragazzi. Ah, tanto vedo una carta fighissima, Becky Lynch, Avanguardia. Poi abbiamo anche The Rock, Royal Rumble, Triple H, WrestleMania 36, quello che c'era nella missione delle uova, quindi di Pasqua dell'anno scorso, Seth Rollins, Elementale, Shinsuke, SummerSlam, Batista, molto buono come biomeccanica, Undertaker, tanta roba, Sciame, Charlotte Flair, ehi, Mastodonte, molto buono, Rey Mysterio, Royal Rumble 21 ragazzi, e poi John Cena, Royal Rumble evento. Queste ragazzuoli sono le nuove carte di questo evento. Abbiamo anche un giorno sì, un giorno no, anche il puzzle di Dominic, quindi comunque è gratuito, una volta al giorno facciamolo. Magari qualcosa lì, se non trovi tutti quanti puzzle, comunque un pacchetto buono potresti comunque ottenerlo. Pubblicità. Comunque se vi ricordate, una cosa simile per quanto riguarda il nuovo tier Royal Rumble, anche l'anno scorso è successa una cosa simile, ovvero non una carta in draft board del livello WrestleMania 21 per qualunque livello che siate, ma c'era appunto l'ultimo evento Avanguardia, conteneva la prima carta di Drew McIntyre Royal Rumble, non come carta evento, ma comunque come carta da ottenere dall'evento. E mi ricordo l'anno scorso l'ottenni Drew McIntyre, non presi la pro nell'evento dopo perché nel modo o non c'era lui o era in modalità roca, non mi ricordo benissimo come funziona, però non lo feci pro purtroppo, vabbè. Comunque raga, che dire, a questo punto giochiamoci il Wild West di questa sera, perché comunque non si sa mai, potrebbe uscirci qualcosa di buono. Vediamo un po' se in questi ripristini che ci mancano
può uscirci o no anche una Royal Rumble 21. Che ne sai, io è da un po' che sto giocando e non ho ancora ricevuto un reset sciame, quindi non si sa mai, potrebbe accadere. Io mi farei una Royal Rumble qui veloce, così per ottenere anche 25 carte estrazione, 24 anzi, e aggiungerle a quelle 49 che già c'è, quindi facciamo uno mega spack opening brutale per ottenere, spero appunto, la Royal Rumble. A tra poco. Eccoci qua ragazzuoli, 18 super gettoni, e si va a spacchettarci ragazzuoli, 73 belle carte, chissà se troveremo. Ragazzi, troviamo la Royal Rumble 21, mi sa che arriviamo anche a Mastodonte sicuro, eh. Caso la Rumble 21 allenata al 100% è roba. Ovviamente se dovesse arrivare un reset, spero che sia quello, non una sciame a questo punto, altrimenti che può fa? Che si fa? Niente, se è una sciame lo prendiamo dietro, per forza. Vediamo un po' intanto anche di ripristinare e completare anche Wild Wednesday, quello è l'obiettivo di stasera, insomma, poi in poche parole. Perché se dovessimo appunto andare a prenderci anche tre bellissime carte, che ne sa, qualcosa da fare pro anche sciame, e buttate via, no? No, che fai, butti via? Purtroppo una carta sciame l'ho trovata qua, ed è una carta supporto cintura da Universal Championship, quindi è da buttare, credo che quella lì utilizzerò appunto un attributo in camera di fusione. Che adesso non so quanto mi manca, ma credo 2 o 3 giorni e avremo la nuova mastodonte. Se capitare Faruk, ragazzuoli, facciamo una pro epicissima. Un'ottima pro. Quella arriveremo senz'altro a mastodonte, quella sì. Altrimenti sperare in una donna. Se arriva una donna, sicuramente arriviamo a mastodonte anche da singola. Altrimenti niente. Singola forever, singola alone, forever alone per davvero. Allora dai ragazzoli, voglio la Royal Rumble 21 assolutamente, ad ogni costo, ad ogni costo, ci dando questa possibilità e bisogna sfruttarla. Non preste 35, preste 35 ci faccio più niente, no, voglio andare avanti. La poi uscirà anche preste 36, quindi ragazzi bisogna essere in pari per quando arriverà, quando si arriva? Fine marzo, aprile. Arriverà anche il nuovo tier ragazzi, questo dura poco, la Rumble dura poco. Bisogna affrettarci a salire di livello, siamo ancora sciame. Ci manca due livelli pari pari praticamente per arrivare al massimo del livello di gioco, insomma, per, anche per giocarsi gli eventi al 100%, insomma. E va bene, arrivare anche a Mastodonte in Rindomination mi permette di arrivare a prendermi anche una singola carta di nuovo livello, ma insomma, se dovessi andare oltre sarebbe ancora meglio, no? Ragazzuoli, andiamo a prenderci le ultime 20 carte, gli ultimi ripristini, non so quanti mi mancano, forse 5 o 6 ripristini, quindi ancora un bel po'. Quanti mi mancano? Ticket, ragazzuoli, mancano veramente un sacco per il prossimo free pack opening, ce ne vorrà un bel po'. 3 ripristini, ragazzi, ce la possiamo fare, dai, 3 ripristini e via. Missione completata al Mercury Wild, ok. Che abbiamo fatto? Ah, 100 carte, ok. Cioè, io l'abbiamo completato. Ho fatto tutto, infatti manca solo quello. 3 ripristini, mi sa che ce dobbiamo giocare un'altra Royal Rumble. C'è già comunque 24 carte a botta da pescare in draft board, se diciamo, quindi ragazzi. Giocatela giusto perché adesso abbiamo la possibilità di ottenere una prossima Royal Rumble 21. Ovviamente domani inizia l'evento, quindi giocare l'evento, ma insomma. Per chi non dovesse giocare l'evento e si vuole buttare in PvP, si gioca assolutamente la Royal Rumble, che ti dà un ripristino garantito ad ogni battaglia praticamente. Dai ancora. Yes, abbiamo completato Wild Wednesday. Purtroppo di quasi 100 carte che abbiamo pescato non abbiamo trovato nessun ripristino. Grazie, l'abbiamo impresso, ok. Nessun ripristino reset Royal Rumble 21. Peccato ragazzi, ma non vi arrendete, voi continuate a farlo, continuate a pullare in draft board. Noi intanto però andiamo qua in Wild Wednesday e completiamo questa missione anche di questa settimana. La scorsa settimana era solo, non ce la siamo giocata perché non c'era. Una volta esce appunto l'aggiornamento di mercoledì, non fanno l'evento per Wild Wednesday, insomma, va bene. Ce lo giochiamo stavolta. Speriamo che sia un ottimo mercoledì selvaggio, ragazzi. Un ottimo mercoledì. Allora, prendiamoci anche il pacchettino degli allenamenti. Vediamo un attimo. Biomeccanico. No! Come Royal Rumble! Come Royal Rumble 21!
spero che non sia questa la carta gratuita che mi devono. Spero che proprio non c'entri assolutamente niente, perché carta allenamento, miglioramento non deve assolutamente entrarci assolutamente come reset pull. Perché ti spezzo le gambine nel giochino, eh? Cioè io ti cancello dall'esistenza. Mi frega un cazzo. Andiamo con il supporto, attenzione. Oh, bam! Yeah! Oh, tavolo, cazzo. SummerSlam 20. E questo tavolaccio lo mettiamo in tributo alla mastodonte, o allora insomma la prossima meno più, insomma. Ragazzoli, andiamo a prenderci. Chissà se magari la Rumble 21 potrebbe. Non so, cioè, il miglioramento non è un reset card, ma chissà se in questo pacchetto potrebbe capitare, perché non ci ho nemmeno guardato sinceramente se le vittorie sono le stesse oppure possiamo arrivare fino al Royal Rumble, visto che abbiamo preso il miglioramento. Mannaggia Supercard. Io ripeto sempre, Supercard è un bel gioco, ma ci si mette, eh. Ci si mette, eh, un bel gioco, ragazzi. Allora, tre superstar, tre wrestler. 3, 2, 1. C'è una biomeccanica. Angel Guard SummerSlam, poi Sheamus, biomeccanico. Forse è pro, ragazzi, non so se lui è una di quelle ricompense che ho trovato nella Giant Unleashed in un pacchetto. Devo consultare. King Corbin elementale, ragazzi. Allora, abbiamo fatto la missione. Missione Re Misterio, vabbè, Dominic Misterio, niente. Però mi sa che... No, non modifica i mazzi. Mi sa che abbiamo fatto la pro. Combinabili? No, sbagliato. Allora non ce l'avevo. Non ce l'avevo Sheamus. Forse Sheamus faceva parte però del collezionabile? Del catalogo? Comunque qui per ottenere la carta sciame ci mancano ancora... Abbiamo trovato soltanto due. Abbiamo lei e abbiamo lui. Il resto... gli sbaglio, vabbè. Di qua invece abbiamo soltanto... Mamma mia, ci manca il mondo, ok? E di qua idem, vabbè, per quanto riguarda questo abbiamo tutto quanto il tempo, ragazzoli, ce la faremo. Ragazzoli, estremo fallimento anche questa sera, niente di che. Cartello meccanico abbiamo portato a casa, ma ormai anche quello comincerò a non servirci più, insomma. Poi non so onestamente se giocherò a questa Road to Glory, visto che tanto non è che ci siano carte che mi interessino, e giocarmela fino a Sciame per prendere Undertaker potrei anche non farlo, non è che me ne frega più di tanto. Ormai punterò sulla... Camera di fusione, che domani spacchetteremo la mastodonte. E poi ragazzi, mi giocherò totalmente l'Royal Rumble. Totalmente l'Royal Rumble per pullare il più possibile in draft board, per vedere se riesco a prendere questa Royal Rumble 21, ragazzi. Niente, ragazzi. Concludo anche questo video. Dimmi sotto nei commenti se voi siete riusciti a prendere almeno questa reset benedetta. Io spero che questo miglioramento non conti più niente, perché io prendo questo gol. E noi come al solito ci becchiamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.